Namaste, io sono East Brave, bentornati a Sneak Peek, la rubrica un po' che esce quando mi pare che vi presenta un gioco diverso dal solito. Oggi vediamo Runic, un gioco molto semplice, pixel art, che risulta essere abbastanza carino, per questo ho deciso di trattarlo. Un pretesto molto molto semplice, molto molto base, ma che vedrete si svilupperà in una storia interessante. Ci sono diverse opzioni, il gioco è in inglese e in portoghese, quindi se non mi ricordo male gli sviluppatori sono brasiliani, ma andiamo a giocare la nostra partita. Ci sono tre profili, uno l'ho provato per 5 secondi, uno per 5 minuti, giusto per farvi vedere di che cosa si tratta. In 5 minuti ho fatto il 5% del gioco, quindi non è lunghissimo come situazione. Sto giocando con il pad, appunto, che si può fare, però direi che possiamo iniziare una nuova partita. E c'è Runic, un vichingo che non è un vichingo come gli altri, perché non gli piace combattere, e addirittura ha trovato una moglie che però si è ammalata, e preghiamo Odino tutti i giorni per poterla salvare. E arrivò a un certo punto una strega che ci dice che bisogna recuperare le 4 gemme degli elementi. 4 gemme degli elementi, chissà che idea originale, tipo Final Fantasy, roba del genere. E quindi, insomma, bisogna combattere per lei. Cosa interessante, perché questo vichingo è un po' diverso dagli altri, ci sta. Come vedete, questi sono i comandi, molto molto semplici. Io giocherò appunto con questa tipologia di controller, salta, attacca, quindi da quel punto di vista si presenta un gioco molto molto semplice. Abbiamo un attacco, abbiamo il salto normale, gli XP in alto da quella parte. Qua possiamo andare da lei e dire tornerò subito, amore mio, e quindi possiamo andarcene via, e premendo su andiamo in altre zone. Questo gioco ha tantissimo, secondo me, di A-Sprite, cioè il programma che serve per fare i pixel art, perché si vede tantissimo che più o meno i colori sono quelli e tante robe del genere. Comunque possiamo andarcene avanti, bello anche che queste qua si fanno rumore quando siamo vicino. Si presenta molto molto semplicemente, dicevo, il gioco è molto lineare. Qua abbiamo bisogno della potenza della runa per poter andare avanti, quindi noi andiamo nelle zone inesplorate, un metroidvania, ecco, da questo punto di vista. Andiamo nella zona del vulcano. A questo punto io non so neanche dove andare esattamente, però vediamo di girare dove arriviamo. Qua hai bisogno della silver key, che non ho. Ottimo, è molto ben curato, esatto, questo sì, sicuramente. Qua c'è il tizio che ci dice che ha bisogno di tutte e quattro le rune per poter andare di là, e quindi anche no. E andiamo probabilmente in una zona dove possiamo effettivamente andarcene in giro. Questo è uno dei primi nemici, vedete che ha la sua barra di energia molto molto semplice. Bello che questa cosa sembra molto Pixel Pirate, mi ricordava il fatto che i nemici vengono zoomati a schermo. Non so se lo ricordate anche voi, Pixel Pirate, uno di quei giochi che trovavate ovunque. Cosa interessante, guardate quanti HP abbiamo, 2, quindi ci toccano due volte e moriamo, a meno che non sia un nemico ancora più potente che ci fa ancora più male, quindi bisogna stare molto attenti. Io sono morto in un attimo, se non state attenti, insomma, a queste cose. Qui cosa troviamo di bello? Va, soldi, chissà come potremo utilizzare questi soldi. 23 soldini, attenzione alle chiavi. Qua è un po' difficile saltare in questa zona, però ah ok, si salta mentre siamo sulla scala, quella cosina lì non è ottimizzata proprio benissimo, però ci sta. Qua facciamo così, questi sono nemici ancora più semplici che ci corrono incontro. Attenzione, perché mi hanno colpito una volta ed è ardua la cosa. Forse questa cosa è simbolo del fatto che il nostro vichingo non vuole combattere, quindi forse è meglio evitare i nemici, mi viene da dire. Tanto vediamo di evitarli un pochino, anche se vorrei far vedere almeno un level up. Questi neanche mi attaccano. E ok, ho recuperato energia, perfetto. Ah, altra cosa che si può fare, ho fatto un level up, quindi un HP in più. Altra cosa che si può fare è questa. Quindi non attaccare, ma fare attaccare degli oggetti che troviamo in giro. Belle anche alcune animazioni. Sì, chissà se è una cosa che dipende da... che fa dipendere il gioco, il fatto che dobbiamo attaccare il meno possibile. Comunque questa sembra tanto l'uscita
o abbiamo bisogno del doppio salto o arrampicarci. Proviamo intanto ad andare in giro e vediamo dove finiamo di bello. Abbiamo anche gli MP che per adesso non possiamo utilizzare. Questa è la mappa, c'è anche questa. Ah sì, questa cosa l'avevo fatta off camera. Cioè il fatto che, attenzione, abbiamo il ring delle spine praticamente. Ka, dice il corvo. E quindi adesso possiamo camminare sulle spine senza problemi. Abbiamo bisogno di energia effettivamente, quindi vediamo se riusciamo a recuperarla. La rifacciamo così. Mi dai una mela? No. Mi date una mela, ragazzi? No, soldini. Vabbè, evitiamo questo. No, proviamoci. Un'animazione un po' strana che ti fermi a mezz'aria mentre stai cadendo. Però ci sta, ci sta, ci sta. Andiamo avanti, vediamo se riusciamo a trovare qualcos'altro interessante. Sei ancora in chatting? Sì, sì, lo lascerò in chatting. Perché tanto cambiamo gioco tanto spesso. Tanto questi sneak peek durano abbastanza poco. Level up, un MP questa volta. Ah, mi sono distratto mezzo secondo. Esplode tutto. Andiamo ancora avanti. Quindi si presenta molto molto facile. Finalmente c'è una chiave là. Quindi vediamo se riusciamo. C'è una chiave là in fondo ed è il simbolo della... Ho visto una cosa un po' particolare. Sì, questo simbolo qua. Che serve una Silver Key in questo caso. Però almeno una chiave normale. Non capisco se i nemici che volano verso lo schermo siano volutamente fastidiosi o no, può essere. C'è anche il cane, no, un lupo ovviamente. Comunque il gioco si presenta molto molto semplice e credo che questa cosa dell'essere pacifici, insomma, sia un elemento del gioco. Da un certo punto di vista. Io sto andando avanti distruggendo tutto, ma in realtà non mi è dovuta questa cosa. Qua si è distrutto il ponte. Io me ne vado giù di qua. Sì, si sta distruggendo il ponte man mano che andiamo avanti. Un gioco salvato. Diciamo che per adesso si presenta come un gioco normale. Vi lascio a voi scoprire ulteriori cose fighe di questo gioco, magari. Tutto un po' di gente. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante qua in fondo. Per adesso, vedendo la mappa, sì, stiamo tornando indietro sui nostri passi. Quindi proviamo un attimo a esplorarla più velocemente possibile per vedere se troviamo qualcosa di figo. Allora, siamo arrivati qua. Abbiamo un sacco di zone. Proviamo ad andare sempre verso una stessa direzione. Qui siamo stati. Qui, ok, qui non possiamo andare. Quindi potrei andare verso il basso. O abbiamo lo stesso problema? Abbiamo lo stesso problema. Ah no, aspetta. Questa l'abbiamo potuta aprire. Ottimo. Ok, cominciamo ad avere dei nemici un po' più difficili. Tu magari... Vai fuori dalle scatole in modo che io ti passo sotto. Mie abilità incredibili. Ci sono i cacodemoni di Doom, esatto. Proviamo a vedere andando proprio super veloce senza neanche un nemico. Cominciano ad esserci robe più difficili. Qua cominciano ad esserci robe ancora più difficili. Lì c'è un'altra runa da avere. Riusciremo a trovare una runa? Mi sa che è un po' troppo presto. Ah ok, profitto che il gioco ha salvato qui. Ok, probabilmente c'è un oggetto che mi permette di saltare questa cosa lì. Quella cosa lì.
Mi date tanti soldi? Abbastanza. Proviamo ad andare avanti dritti. Store! Oh, finalmente c'è uno store. Allora, cosa mi vendi di bello? XP? Golden Apple, che mi dà più HP. Questo mi dà più MP. All MP, restore. Sì, è abbastanza semplice come cose. Potrei prendere qualcosa. Andiamo di XP? Ho fatto un livello, mi ha dato un HP in più permanente. Cosa che in realtà potevo fare anche prendendo l'altro oggetto. Non so quale sia più utile, però. Proviamo a fare così. Adesso che abbiamo più energia, teoricamente potrei prendere quell'oggetto là. Però bisogna stare molto attenti qui. Magari evitiamo di... Ok, si può fare così. Soldi e un po' di cibo. Qua c'è un'altra silver key che non abbiamo. Qui dentro c'è qualcosa? No. Simbolo di boss? Sì, simbolo di boss. Il Fire Demon. Ok. Situazione alla Rogue Legacy. Vista così. È andato sullo sfondo, che figata. Per una cosa semplicissima così alla Yoshi's Island, però è sempre bello. No, sì, un colpo alla volta, ci metterò 5 anni a ucciderlo. Ciao, benvenuto Nerdiamoci Su, come stai? Mi hai fatto malissimo. Vabbè, direi che vi lascio qua, perché questa battaglia boss non finirà mai più. To defeat the enemies. E purtroppo questa cosa non è ottimizzata perché non vi riesco a vedere. Probabilmente mi dice semplicemente colpiscili. Forse posso ritornargli indietro? No, non posso tornargli indietro le cose. Vabbè, fermiamoci qua perché volevo giusto mostrarvelo velocemente in una decina di minuti. Grazie a tutti quanti per aver visto questo gioco. Ne vedrete un altro tra pochissimo, ma ovviamente se volete sapere di più di questo gioco trovate tutto quanto nella descrizione sul video di YouTube. Namaste and be brave.